Sono. Sì, vai. Lo lascio. Buongiorno a tutti. Oggi possiamo vedere Fallito Nacchino. Allora, diamo il fondo. Il fondo va dato lo stesso colore, non va dato bianco, poi fatto il verde. Diamo lo stesso colore per non avere problemi dopo. Dove guardi che sono qui? Ti sto prendendo. Ok. Diamo il fondo. Quello da Mario e Antonio. Dato siamo ancora noi, puoi inquadrare tutti i nostri capi. Quale? Lucio, Gabriel, il migliore, Maurizio. Sì. Poi Mirko. C'è anche Mirko. Allora, copriamo tutto. Adesso qui siamo sempre a Lesing, ringraziamo sempre Lesing che ci dà spazio per fare il video. Antonio, lui è il mio cameraman di solito, oggi vi registro io. Si dà il fondo, lo si dà tutto, quando si è finito, quando avete dato il vostro fondo e asciutto, si parte a fare l'intonacchino. L'intonacchino o il Venezia o il graffiato, la procedura è uguale, cambia solo il graffiato che va stirato, il verbo giusto è stirato, e poi però noi andiamo a fare l'intonacchino, ci vediamo dopo. Ok, di solito non faccio pubblicità mai a nessuno, però Antonio, prego Antonio. Buongiorno, niente, io mi occupo di formazione generale, praticamente tutto ciò che riguarda la sicurezza nei cantieri e non solo. In questo caso, come corso da Cappotti, ho avuto l'onore di avere dei corsisti in competizione che sanno già fare il loro mestiere, diciamo che ci mettono tanta passione. Tanta passione e niente, io sono un libero professionista che, come già ho specificato, mi occupo di formazione generale, praticamente coordinamento della sicurezza anche nei cantieri, sia sulle murature, nuove occupazioni e nuove costruzioni. È stato un piacere collaborare con voi, grazie a tutti per la professione. Adesso facciamo l'intonacchino. Allora, c'è chi è che usa la cazzuola? Io ho imparato da amici napoletani. Prima di lavorare, iniziare a scendere l'intonacchino, fatevi un piano di lavoro. Siete in tre, due mettono giù, uno stira, perché le mani sono diverse. Vieni qua, va, tieni, va, guardate più il socio, tieni. Dai, l'ho sporco tutto. Ma che cazzo? No, ma adesso non lo so. Quello che dovete curare le giunte. Ci siete in un palazzo, uno fa l'altro, l'altro prende le giunte e uno sta dietro a curare. Inizia a passare.
di tutto fate le spallette, tutte le robe che rompono le palle fate. Con il ballo prima, avanti, fate l'interno delle spallette. Ho tutti i pezzi piccoli, dopo fate il grosso. Adesso noi siamo in tre, due metri in più, Mario viene dietro a stirare. Nella posa potete usare questa d'acciaio. A stenderla, no, a girarla, con quella di plastica. Ok, quando l'avete stesa dobbiamo curarla. Adesso Mario sta dando la prima girata, lo sta muovendo. L'importanza che lo fa uno solo cura. In caso di necessità uno si stacca e inizia a muoverla la prima volta. Dopo, per dire, siamo io, Antonio e Mario. Io e Antonio mettiamo giù, Mario viene dietro a stirare o a girarla, come volete. Cosa succede? Che se noi siamo troppo avanti, uno o io, Antonio, si stacca e inizia a girare l'intonacchino. Mario viene dietro a curarla tutta, perché con la sua mano è la sua impronta e resta solo la sua. No, io sono mancino, giro al contrario di tutti. Antonio magari gira come il mio verso e Mario no. Dopo queste cose si vedono. Se la facciata è grossissima, sono 4-5 piani, o iniziate la mattina alle 6 o alle 7 fino alla 1, se spessamente fa caldo. Se no, finché non finite, o cercate di tagliarla, cercate un marcapiano, si mette un nastro, la si taglia. Adesso Mario inizia a riprendere il primo pezzo, andarlo a stirare bene. Una volta mi ero dimenticato di salutare Adib, che è andato a registrare nel suo gruppo dei Sauvage, perché lui è un rapper, ma era qui al corso e è scappato via, doveva andare a incidere col suo gruppo dei Sauvage. Ciao Adib, ci vediamo prossimamente. Ehi Mario! Ecco! Ne molo! Aspetta! Se è molle si aspetta e la sicura. Poi adesso serve anche il pennello, adesso vi spiego anche il pennello, quando trovate i tubi e piccoli intoppi cosa serve. Anche angoli, era Mario. Pennello lo si può usare per gli angoli, sopra lo zoccolo che si arriva resta tutti i castagnotti, no? Perché quando dall'alto fate l'intonacchino cade giù anche il Venezia o il graffiato. Cosa serve il pennello? Quando avete stirato va data una pennellata, che date anche il colore, e tirate via tutti quei castagnotti, e più ne andate a schiacciare, resta più finitiva. Basta Antonio. Buongiorno gente. Oggi registro io, Antonio. Ci sono sempre gli amici. Ma giù, mica che te ne frega di andare su. Lui è alto come me, 1,62, 63, Maurizio 63, 64. 65. 65, siamo tutti uguali. Sia graffiato, spatolato, se vi fate le bolle che è vecchio, venuto raspate tutto. Poi se salta giù anche l'intonaco dietro, per fare il rappezzo, prima di tutto portate a pari il cemento, l'intonaco, non l'intonacchino graffiato, state dentro un paio di millimetri. Cioè se questo pezzo è scende giù, che pezzo di facciata di cemento, fate il rabocco prima di cemento, una mano di isolante e poi andate a fare il rappezzo. Quando fate il rappezzo che avete rasato, stirato o girata,
voi se costano una pezza di questo, a girarlo sono contati. Proprio sotto i vecchi, prendete una spugna strizzata e andate a sfumarlo, che almeno non si vedrà. Un rappezzo si vedrà sempre, ma il metodo così si vedrà meno. Poi potete fare il rappezzo, se dovete pitturare la vostra facciata, è gialla, avete in mano quello verde, fatelo. Se dopo dovete pitturare col quarzo, dalle altre due mani, questo parlo dei rappezzi, e poi andate a pitturare la facciata. Questo pezzo mi sto dimenticando di dirlo. Il pennello, quando avete le canaline di rame, no? Sporcate il pennello, però se è lo zoccolo, andate sullo zoccolo della finita la facciata, che in queste mani date la pennellata. Le canaline di rame le sporcate così, con la pittura, sempre con il tonacchino mettete un filo d'acqua e andate a sporcare le canaline. Vuole calma e pazienza, bagnate sempre e andate a sporcarlo. È la stessa tinta, a meno non cambiate il colore, non viene fatto in maniera diversa, usate sempre il tonacchino o il Venezia o il graffiato, quello che avete in mano, un goccio d'acqua, che almeno il pennello può scivolare. Che volevo dire altro, adesso io come sempre vi saluto, anzi vi faccio vedere il lavoro finito. Sai di prenderlo tanto, che sennò non mi dite. Questo è il tonacchino. Se era graffiato, andava a fare così. L'abbiamo visto. Niente, arrivati a questo punto io come sempre vi saluto, vi ringrazio perché siete sempre in tanti. Ringrazio ancora sempre l'ESE di Milano, sia Antonio che la nostra parte, e Mohamed e gli amici di Bergamo, Mario, Antonio qui dietro, e voi che mi seguite e mi date piena fiducia. Grazie a tutti. Vi lascio la mia email, donedoardo37@gmail.com. Grazie a tutti, al prossimo video.